Buongiorno, oggi è giovedì. C'è di nuovo brutto tempo, il che vuol dire che non voglio fare niente e non andrò alla posta neanche oggi. Sono già le 8:30, sono ancora in pigiama, non ho fatto niente. Ora mi faccio un altro caffè e poi con calma mi attivo, sistemo la casa. Oggi pomeriggio lavoro, inizio all'una, ormai siamo rimasti d'accordo per l'una. Massimo alle 3 dovrei finire, però se c'è poco da stirare potrei finire anche prima. Alle 3, no, vabbè, alle 4 volevo dire. Se non piove, quando torno mi fermo dai Perzoppo a prendere qualcosa, perché quando sono andata a prendere il regalino per la festa del papà mi hanno dato un buono da 6 euro su una spesa minima di 10 euro. Quindi, cavolo, volevo sfruttarlo questo buono anche per prendere due o tre detersivi magari. E niente, detto ciò, andiamo a fare il caffè e poi vedrò di attivarmi. Da una parte non vedo l'ora che Francesco possa tornare a dormire in camera sua per non dover fare tutte le mattine, tutte le sere questo monta, smonta, letto, divano, eccetera. Dall'altra parte penso che quando tornerà a dormire in camera sua mi mancherà un sacco non averlo lì la sera accanto quando vado a dormire. Ovviamente non so se quando metterai i tutori potrà salire su sul letto, fare gli scalini per andare sul letto, non ne ho idea. Ovviamente vedremo di informarci con l'ortopedico. Tra parentesi, spero ci sia l'ortopedico questa volta, perché quando gli hanno tolto i punti non c'era lui, però vabbè, ci sta. Però adesso che gli tolgono i gessi e gli mettono i tutori, spero ci sia lui a darci delle indicazioni. E spero di ricordarmi di chiedere tutto quello che devo chiedere. Altra cosa, penso e spero che i tutori la notte li possa togliere, quindi possa dormire comodo finalmente. Anche perché se sono fatti per camminare, che fai, cammini e poi vai a letto con le scarpe? No, le togli, no? Penso, quindi penso e spero soprattutto per lui, ovviamente, che possa finalmente dormire più comodo, perché non ne può più, poverino, di questi gessi. Cavolo, oggi dobbiamo anche passare a prendere l'altro tutore. E ormai che ci siamo, prendiamo anche già le stampelle. Le stampelle, non mi ricordo se ve l'avevo detto, hanno detto che si possono affittare 1 euro al giorno, oppure comprare e costano 28,50 euro, mi sembra, la coppia. Quindi a quel punto tanto vale comprarle, no? Poi magari uno prova a rivenderle dopo, a riprenderci giusto qualcosina, meglio di niente. E il sole che cerca di infilarsi tra le nuvole. Dai, ce la fai, io tifo per te. Oh, che bello! No, guardate la differenza. Con il sole, no, che meraviglia. Durerà pochissimo perché è pieno di nuvole. Prendo un po' di energia. Quanto è tutto più bello con il sole. Mi ricordo che alle medie, senza già andando, alle medie dovevamo scrivere una poesia. Io l'ho fatta molto frettolosamente, nella convinzione che tanto non mi avrebbe chiamata per vederla, perché mi aveva già chiesto il quaderno la volta prima, quindi ero tranquilla che non mi avrebbe chiamata. L'ho scritta in modo frettoloso e proprio anche la scrittura non era precisa. E appunto mi ricordo che avevo scritto qualcosa sulla pioggia, sul fatto che quando esce il sole tornano i colori, no? Mentre con la pioggia è quasi tutto come fosse in bianco e nero, qualcosa del genere. Era piccola piccola, appunto molto frettolosamente l'ho fatta. E mi ricordo che mi chiamò alla cattedra, le ho portato il quaderno, ero disperata mentre glielo portavo, non ci posso credere.
Glielo apro lì, io ero tutta ansiosa e invece di darmi un giudizio negativo mi ha detto: tu a scrivere sei brava, è l'orale il problema. E io ci sono rimasta così, meno male. Sì, e io ovviamente agli orali facevo non pietà di più perché, cioè, mi bloccavo proprio. Era proprio quest'ansia di parlare davanti a tutti che mi mandava proprio nel panico. Per questo io capisco bene cosa prova Francesco e ho cercato di fare di tutto per poterlo aiutare lui. Poi ora sono altri tempi, tengono conto dei problemi che possono avere i ragazzi, mentre prima tante cose venivano ignorate, non si conoscevano, tipo la dislessia, tutte queste cose qua. Chissà quanti bambini, ragazzi hanno subito i giudizi, no? Quando poi non era una loro colpa, no? Comunque è andato via il sole. Niente, andiamo a fare il caffè e attiviamoci, che stamattina mi ha presa la chiacchiera, ammazza, sono già 10 minuti, vedrò di accorciare comunque. Spero di essere massimo 5 in realtà. Allora, ho riordinato la casa, ho avviato l'ausvi, come potete sentire dal rumore di sottofondo. E mi sono fermata un attimo, ho mangiato una barretta l'ultima, mi rimetto sotto a pulire. Francesco nel frattempo si è alzato, l'ho portato di là. Sta arrivando Olaf. E niente, o comunque sembra un po' si stia aprendo il cielo. Sa che non venga fuori il sole alla fine oggi. Anche per oggi pulizie fatte, appena finito di lavare il pavimento. Scusate Olaf di sottofondo, come al solito, vieni qua, vieni. Non è successo niente. Poverino, che ti è successo? È una carenza di coccole. Sì, sono qua. Quindi, che ore sono? Sono già le 11:30. Devo andare di là da Francia a guardare una puntata di One Piece che gliel'ho promesso. E poi mangio. Cosa mangerò non lo so, ma qualcosa di molto veloce, che sia pronto in 5 minuti in modo da poter mangiare e finire di mangiare almeno una mezz'oretta prima di andare via. Ok, Olaf, scusa, ma devo andare. Volte che mi giro, miagola, fa quel verso strano. Vabbè, è ancora bagnato. Fammi pensare intanto cosa potrei mangiare appena torno. Non c'è neanche il Philadelphia, se no mi facevo una fetta di pane col Philadelphia. Tra l'altro, mi sa che oggi poi dobbiamo andare fare un pochino di spesa. Mi farò una fetta di pane nella friggitrice ad aria con salsa, insomma il pan pizza. Ok, 5 minuti, pranzo pronto. Buon appetito. Ok, penso proprio che me ne farò un'altra fetta. Era buonissimo, io ho ancora fame. E vai con il secondo round. Però dovrei iniziare a mangiare prima perché sono già le 12:20, finirò di mangiare questa qui e dovrò andare via subito praticamente. Metto le scarpe, saluto Francesco e andiamo. Chiavi ce l'ho, andiamo. Finito. Dai, per troppo non ci vado perché devo troppo pagare. Quindi andiamo subito a casa. Mamma mia, non ce la faccio più. Mi sono fiondata in bagno. Ora urge una doccia. Amore.
Ciao, amore. E comunque alla fine è uscita una bella giornata di sole. Mangio una ricottina per merenda. Allora, doccia fatta, io mi ero messa i vestiti da casa temporaneamente perché ora mi cambio e andiamo a fare un po' di spesa a prendere l'altro tutore e le stampelle. Allora, eccoci qua con il secondo tutore. Tra l'altro siamo stati fortunati perché hanno aggiornato i prezzi di listino e adesso costa 103 invece che 99, però abbiamo pagato 99 anche questo, perché il primo l'avevamo pagato 99 e ce lo stava facendo pagare 103 la signora, e abbiamo chiesto non tanto per 3-4 euro di differenza, ma più che altro perché volevamo essere sicuri che fosse lo stesso tutore. E niente, insomma, poi alla fine abbiamo pagato 99 ed è lo stesso tutore. E poi abbiamo preso le stampelle. Abbiamo comprate perché, come vi dicevo, a noleggio costano 1 euro al giorno. Ti interessano? Comprate costano 28 euro, quindi tanto vale comprarle. Poi siamo andati alla Coop, abbiamo preso le uova, budino al caramello, budino al cacao, ricotta, polpa di pomodoro. Poi ho preso queste gocce di cioccolato fondente senza zucchero aggiunto, super figata, infatti ha solo 0,1 grammo di zuccheri. Volevo rifare una tortina anche per noi con la ricotta e le gocce di cioccolato. Panna da cucina, panna da cucina, pane a fette, poi ho preso il cioccolato fondente e anche il mascarpone, perché ovviamente Francesco vuole di nuovo la torta che gli avevo fatto l'altro giorno. Marco si è preso il sugo all'arrabbiata, un pacco di mezze penne, Fanta zero, Estate zero al limone. Ho ripreso le carotine a rondelle che sono troppo buone e comode. Ho ripreso questi frullini qua che rimangono comunque più buoni per adesso. Il mascarpone, i wafer alla nocciola, prosciutto cotto per la pasta di Francesco. Poi ho ripreso due yogurt. Adesso aiuto. Della soia san al caffè. E basta. Mettiamo a posto questa spesa e poi mi vado a mettere il pigiama. Pigiama messo, ora vado a cucinare. Mi faccio le carotine. Non so cos'altro mangiare, però insieme alle carote. Avrei dovuto prendermi qualcosa tipo seitan magari, o qualche burger vegetariano, e invece non ci ho pensato. Marco andava tutto di fretta, quindi odio andare di fretta, che poi non penso, mi scordo le cose. Francesco sappiamo già tutti cosa chiederà anche stasera, vero? A meno che non ci voglia stupire e cambi idea. Che combini? Cenetta pronta. Ok, sono qui al montaggio del video. Ho già sistemato la cucina, però devo ancora fare il letto. Comunque io anche per oggi vi saluto e vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.